Ogni vostro esperimento vi darà una luce, vi darà un po' di conforto se è quello che cercate. Ciò che non vi darà forse sarà quel senso di miglioramento che cercate. Allora iniziate a guardarvi con quella serietà che è fatta anche di sorrisi. Imparate a guardarvi con l'occhio allegro di chi è felice di esserci, perché in questo momento voi ci siete e siete presenti, e quindi nella vostra presenza non potete far altro che gioire nella percezione totale dell'esistenza. Tutto il resto, le vostre preoccupazioni, appartiene al mondo della mente, che in un certo senso vi allontana dal mondo della vostra interiorità, perché non sempre le compete. Allora date spazio sia alla mente che alla vostra interiorità, senza far torto né all'uno né all'altro. Vi troverete ad essere più sereni e a sentirvi anche un po' migliori, ma che non sia lo scopo della vostra esistenza, perché se cercate veramente di migliorarvi è perché rifiutate un'esistenza così com'è, mentre la vostra esistenza è perfetta. E questo ve lo diciamo in piena consapevolezza, anche se il vostro canone di perfezione ha tutto un altro sapore. Noi vi diciamo che è per vostra fortuna che vivete nella perfezione. Ora vi salutiamo, vi invitiamo a meditare dentro di voi queste parole. Ascoltatevi maggiormente e abbiate fiducia nelle vostre capacità. Pace a voi tutti.